Presidente, colleghi, sottosegretario, gli ultimi dati Istat sulle dinamiche occupazionali mostrano uno scenario che va oltre le preoccupazioni. Sono 1.700.000 gli italiani in cerca di lavoro. Questo significa che non possono sostenersi economicamente, che non possono vivere una vita libera e dignitosa, che sono a carico di altri, a carico delle loro famiglie oppure di pochi ed esigui strumenti di protezione sociale. Sono 300.000 in più rispetto all'anno passato, rispetto a quando al governo c'era il centro-sinistra. Non voglio naturalmente affermare che la grave, gravissima crisi occupazionale del nostro paese sia colpa dell'attuale esecutivo, ma certo è che le scelte di questo governo pesano. Avremo modo di riaffrontare la questione tra pochi giorni, ma l'iniziale decisione arrivata con un emendamento del ministro Brunetta di licenziare in tronco decine di migliaia di precari della pubblica amministrazione. E dico licenziare perché si tratta di licenziamenti, perché sono precari di lungo corso, si tratta di un precariato consolidato, spesso, molto spesso qualificato, e di persone che hanno molto spesso più di 40 anni, quindi di difficile ricollocazione. Ecco, questa iniziale decisione arrivata con l'emendamento del ministro Brunetta non avrebbe certo aiutato gli equilibri occupazionali del nostro paese. Scongiurata l'Alitalia, il governo si stava prestando a provocare un dramma occupazionale che può essere quantificato pari a 4 fallimenti all'Italia. Soltanto una forte e decisa opposizione del Partito Democratico, delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori spontaneamente nei luoghi di lavoro hanno creato il clima affinché il governo smorzasse almeno l'effetto di questo emendamento. Ripeto, avremo modo nelle prossime settimane in aula di discutere di questo, ma se il governo avesse agito in contrastato, i dati occupazionali sarebbero stati ben peggiori. Non tutte le responsabilità sono del governo, ma appare comunque evidente che l'Italia vive una profonda crisi strutturale di crescita, una crisi che viene da lontano, inserita in una crisi generale delle economie occidentali avanzate. In questo contesto il ruolo dello Stato è fondamentale. È lo Stato, con il governo in carica e con le politiche che mette in atto, che ha il compito, anzi il dovere, di risollevare i mercati, di stimolare i consumi, quindi l'occupazione, quindi la crescita e lo sviluppo del paese. Lo stanno facendo in molte economie occidentali e abbiamo visto nell'esempio degli Stati Uniti che quando lo Stato non riesce a decidere, il mercato collassa a causa delle sue paure. In Italia come rispondiamo alla crisi? Rispondiamo licenziando i precari e tagliando in maniera lineare tutti i servizi sociali. Credo che ognuno di noi, Presidente, colleghi, abbia in mente della scuola, oltre che l'importante valore sociale, culturale ed educativo, anche proprio la funzione strategica di primo livello di quella società della conoscenza che costituisce l'indirizzo di sviluppo di un'economia come la nostra. Una società fondata sui saperi, sulla formazione, sulla ricerca, sullo sviluppo delle tecnologie, insomma sulla qualificazione delle risorse umane e sull'inclusione sociale. È questo il modello di società che può vincere la competizione globale. È questo l'unico modello di società che può farcela contro i giganti asiatici e latinoamericani della produzione manifatturiera e dell'energia. La scuola è un anello fondamentale di questa catena. È il primo percorso formativo dei cittadini, innesta i saperi di base, porta l'individuo alla sua prima relazione sociale fuori dalla famiglia, in strada in maniera determinante verso quelli che sono i percorsi formativi successivi. Eppure questo governo la considera una semplice perdita, un peso, e quindi come tale un peso va contenuto, un peso finanziario da ridurre il più possibile in un'ottica che vede tagli lineari effettuati senza criteri e senza strategie. Certamente il pareggio di bilancio è un obiettivo giusto, sacrosanto, ma
ma non si può fare degradando il ruolo dello Stato nel determinare condizioni e opportunità affinché l'economia si possa sviluppare, affinché l'economia e quindi la società sia più equa, affinché i cittadini possano godere di migliori servizi. Noi del Partito Democratico siamo convinti che se massacriamo la scuola nel medio e nel lungo periodo, le conseguenze sull'economia nazionale e quindi anche sugli stessi conti dello Stato saranno peggiori rispetto agli apparenti benefici dati dai tagli che il governo propone. Perché? Perché manca una strategia, perché manca un'idea di scuola. E sembra che anche i contenuti di merito sull'organizzazione scolastica, penso ad esempio al maestro unico, non siano niente altro che espedienti normativi per coprire l'estensione dei tagli e non reali risposte alle esigenze di una scuola moderna. Perfino il voto in condotta, che in sé può anche essere una misura condivisibile, ma in questo decreto è soltanto un espediente comunicativo, strumentale alla ricerca di consenso e la cui presenza, così come quella del maestro unico, davvero non si spiega in un decreto legge. È veramente difficile ravvisare infatti la necessità e l'urgenza degli articoli 2 e 4 del testo che stiamo discutendo. Ben diverse invece sarebbero le emergenze della scuola italiana. Vorrei ricordare, sono dati dello stesso ministero, che la dispersione scolastica è ancora pari al 20%, una media molto alta, molto lontana dalla media europea e assolutamente incongrua rispetto allo sviluppo economico del nostro paese. È molto difficile giudicare quindi l'operato del ministro Gelmini sul fronte delle politiche scolastiche, per la semplice ragione che sembra che non esisti alcuna politica scolastica degna di tale nome. Il ministro Gelmini si limita a ratificare i diktat del collega Tremonti, riesce bene nella comunicazione, ma opera debolmente e confusamente. Fa grandi, grandissimi proclami sul merito. Proprio ieri il Presidente del Consiglio, in sua presenza, ha premiato i ragazzi che alla maturità hanno avuto 100 e lode. Ecco, nel frattempo però, in un altro provvedimento collegato alla finanziaria, il 1441 quater, che arriverà in aula la settimana prossima, un emendamento della maggioranza cancella il voto degli studi come titolo di merito nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici, con il messaggio implicito che nella tanto strumentalmente utilizzata società del merito, impegnarsi e avere grazie all'impegno dei risultati è solo una perdita di tempo o al massimo ti può far ricevere una medaglia dal